Buonasera, come state? Tutto bene? Eccoci qua per un nuovo video. Oggi è lunedì 12 agosto, è lunedì sera. Noi oggi stiamo uscendo un po', stiamo andando al porto, che è vicino a casa, andiamo a cena fuori. Anche perché è praticamente 2 giorni che qua a Minorca fa brutto, ieri addirittura ha piovuto. Oggi abbiamo provato ad andare anche un po' in spiaggia di nuovo, ma faceva bruttissimo, c'era un vento, anzi c'è ancora un vento fortissimo, non so se mi sentite infatti. E poi era nuvoloso, faceva freddo, insomma abbiamo provato a stare un po' in spiaggia, poi ce ne siamo tornati a casa e adesso appunto ci stiamo facendo un giretto qua al porto, che ora di cena ci mangiamo anche qualcosina. C'è anche Adi, Cedo qua che sta facendo il ballerino stasera, non so se è il sonno che parla più alto o se è lui che è proprio scatenato stasera, ma secondo me ha sonnino. Siamo venuti a mangiare qua in un ristorante messicano che veniamo tutti gli anni, ci piace un sacco, e poi soprattutto lì c'è tutta l'area giochi per i bimbi. E la prima cosa che ha visto è stata la chitarra, che da tantissimo che me la chiede. Allora, qua come antipasto abbiamo preso da dividerci i galapenos, sono tipo dei peperoncini piccanti ripieni di formaggio. Vediamo un po' come sono. Sono caldissimi, ma sono troppo buoni. Buono. Qua invece abbiamo preso i crispy tacos. Qua ci sono tutte le salsine. Questo ce lo dividiamo io e Adi. E lui però si è preso anche la carne con le patatine. Ed invece abbiamo preso una mini pizza. Prendere la pizza all'estero è sempre un po' un rischio, però a lui sta piacendo. È buona la pizza? Edo qua ridendo e scherzando, alla fine si è mangiato quasi tutta la pizza. E lì per finirla. Ti è piaciuta tanto, amore? Questa pizza? Stai lasciando le croste, vero? Manca un pezzo, manca una fetta. Buongiorno, oggi è già il giorno dopo, è martedì. Noi oggi ci siamo svegliati prestissimo perché vogliamo andare in una spiaggia, che però bisogna arrivare prestissimo perché non si trova mai parcheggio e perché soprattutto superato un numero di persone la chiudono, quindi non fanno neanche più parcheggiare, non fanno più entrare nella strada, insomma chiudono proprio l'accesso, quindi dobbiamo vedere se riusciamo ad entrare perché comunque è già abbastanza tardi, sono già 7:30 e lì la gente inizia ad arrivare davvero tipo alle 7. Vediamo, ieri non faceva tanto bello quindi siamo riusciti ad entrare, però ovviamente non ce la siamo goduti tanto la spiaggia, proprio perché faceva proprio brutto, freddo, insomma abbiamo fatto proprio un bagnetto così alla veloce. Tanto qua il caffè è pronto, prendo un caffè super al volo, mi metto il costume, ho già tutte le borse, gli zainetti pronti, mi sa che dobbiamo caricare Edo in macchina perché sta ancora dormendo, ciao, e andiamo in spiaggia. Rieccoci in macchina, allora Edo ha continuato a dormire, infatti sto portando dei biscottini, sono dei mini cookies, in questi pacchettini qua, così quando si sveglia li può mangiare. E Adi invece, siamo andati velocissimi al supermarket perché Adi fa sempre la colazione salata e quindi si è preso una pagnotta, una piccola baguette, perché lì a tutte le ore fanno uscire il pane e brioche calde, sono buonissime. Io mi sto trattenendo
perché l'anno scorso le mangiavo praticamente tutti gli anni, solo che quest'anno mi devo dare una calmata. Così lui si fa il panino, e gli ho preso anche delle fettine di formaggio. Lui si fa il panino col formaggio e il succo, e questa è la sua colazione. E invece per Edo ci sono i biscottini, poi sto portando anche dei panini al latte. Tanto contiamo comunque di stare tutta la mattina in spiaggia e poi per pranzo di tornare a casa. E niente, adesso siamo in cammino verso la spiaggia, non è lontanissima da casa, ci va circa una quindicina di minuti per arrivare. E poi c'è tutto un pezzettino a piedi da fare, vediamo più che altro se c'è posto. E perché? Sono già le 8, vediamo un po' com'è la situazione parcheggi là adesso. Allora, questa è la cartina di Minorca, noi siamo qua, la nostra casa è qua e la spiaggetta dove stiamo andando è questa qua. Sembra vicino, il problema è che la strada che dobbiamo fare è andare fino a su nella strada principale per poi tornare giù queste stradine qua. Allora, la spiaggia più vicina a casa è questa qua, c'è una spiaggetta. Allora, la spiaggetta vicino a casa è molto molto carina, solo che è una spiaggetta per praticamente tre cittadine lì vicino e quindi è sempre super super affollata, però è molto bella. Adesso vediamo, comunque questi giorni ve la faccio vedere. Però solitamente se riusciamo andiamo altrove, andiamo in altre spiagge. Mamma, c'è il mare! Non so se si vede. Noi abbiamo parcheggiato la macchina e Edo si è svegliato. Adesso dobbiamo fare una passeggiatina, una camminata di circa 10 minuti. Papà sta andando da solo. Andiamo, corri. Dobbiamo camminare per circa 10 minuti per arrivare alla spiaggia. L'unica cosa è che anche oggi c'è un vento, fa un po' freschino. Vediamo un po', da 24 gradi oggi. Io voglio più quella ieri. E lasciala qua, amore, se non vuoi più. E ciao, Pietra. Ciao, Pietra. Dov'è papà? È di nuovo scappato? Sì, esatto, papà. Dov'è? Dove è andato? Siamo arrivati in spiaggia. La vista è meravigliosa, eh? Edo si è già messo in costumino, ma fa un freddo. L'acqua è gelida. Adi è stato coraggioso, laggiù al fondo, che sta facendo una nuotata, ma l'acqua è davvero congelata. Lo stiamo costruendo un castello qua. Adi ne ha già fatto uno di lato. Adi che arriva tutto felice dall'acqua gelida. Guarda la differenza. Adi, tutto felice. Anna, che sta congelando. Edo pazzerello, ha detto che lui vuole fare il bagnetto. Quindi si sta avventurando. Vediamo, sto provando ad entrare anche io in acqua perché è uscito un pizzichino di sole. Sì. Nuota! Chi vuoi prendere? Mamma, vieni! Mamma, che bravo questo bimbo che nuota! Rieccomi,
Allora, oggi alla fine siamo andati via dalla spiaggia, siamo andati a casa, ci siamo mangiati un boccone al volo ed ho fatto anche un po' di riposino, che era stanchissimo, e adesso stiamo andando un po' al supermercato a comprare due cose. Questo è il paradiso, è l'angolo delle schifezze, guardate questo, Pandorino si chiama, ripieno di cacao. Guarda questi dei Minions, sempre col cioccolato. Qua ci sono tutte le merendine nelle porzioni singole, monoporzione. Ci sono le brioche, quadrado de trufa, al cioccolato. Questo c'è anche in Brasile. Sono anche più piccolini. Oh, che meraviglia. Questi cosa sono? Ah, qui sono tipo dei wafer. Io per stasera prendo della carne trita, poi volevo prendere anche delle zucchine, guardate che giganti che sono. Qua si chiamano calabacines, credo, spero di aver detto giusto. C'è anche la barilla, guardate quanto costa, 1,30 euro, 500 grammi. Ovviamente da buona italiana prendo questa qua perché le altre non so come sono. Noi siamo tornati a casa, adesso c'è Adi, ci sono Adi e Edo di là che andiamo a vederli. Sono a Diego che giocano di là a palla. Amore! Volato. Ne approfitto che siamo tranquilli così vi faccio vedere un po' qua il condominio. Allora, questa è la piscina. Lì c'è il nostro faro. E poi qua ci sono tutte le varie casette. Ogni casetta praticamente ha due piani e in ogni piano c'è una famiglia. Ah, sono troppo contenta di essere qua con Edo, che lui si diverte. Qua è proprio libero di giocare, di sfogarsi, di fare quello che vuole. Allora, tra una cosa e l'altra, in realtà sono già fatte le 7 di sera, quindi mi sa che io inizio anche già a preparare cena, così poi siamo tranquilli. Allora, qua mi sono già messa all'opera, sto facendo una sorta di ragù improvvisato, l'ho fatto solo con un mini soffritto di cipolla, e qua sto facendo cuocere le zucchine. Allora, rieccomi, alla fine ci siamo fatti una bella doccia, mi sono fatta una bella doccia. Anche tu vuoi salutare? Ciao! Amore mio! E adesso vi faccio vedere cosa ho fatto. Allora, qua alla fine ho lasciato da parte un po' di carne e l'ho unita alle zucchine. Adesso con questo mi ci fondirò poi la pasta. E per Adi e Edo invece ho fatto appunto un mini ragù un po' improvvisato, perché questo è l'unico modo in cui Edo riesce a mangiare la carne. Io mentre sono qua che cucino, wow! Adi ha preparato la tavola con la candelina, credo la vuole spegnere. Comunque qua così, amore, eh sì, Edo è fissato con i cuscini, sta togliendo tutti i cuscini dalle sedie perché li vuole lui. Ti sei fatto la scaletta, mio amore. Mamma mia, amore, attenta a non cadere. E comunque qua ci sono anche delle zucchine con contorno. Buon appetito. Allora, sono di qua in sala, mi sono messa la felpina perché fa un po' freschetto. Ho appena fatto dormire io, abbiamo fatto dormire Edo di là in camera che se la sta ronfando. Io sono venuta di qua a concludere il video. Prima di salutarvi ci tenevo tantissimo a ringraziarvi perché mi avete mandato un sacco di messaggini, di commenti nel video, nell'ultimo video. Siccome vi ho raccontato un po' della mia storia, mi avete scritto tantissime cose carine e davvero, mentre leggevo tutti i vostri messaggini, mi emozionavo.
Quindi grazie davvero per tutto questo affetto, non me lo aspettavo, davvero grazie di cuore. E perdonatemi se non sono riuscita ancora a rispondere a tutti, ma adesso con calma, pian piano vi sto rispondendo perché ci tengo tantissimo. E niente, adesso vado. Vi ricordo come sempre che se vi fa piacere potete seguire anche su Instagram, io sono AnnaGloria91, dove lì riesco comunque a aggiornarvi, a mettervi qualche foto e video in più di questa vacanza. Spero comunque che vi faccia piacere passare questa vacanzina insieme a noi. Adesso non è ancora bene chiaro quando, se riuscirò, ma spero di riuscire a fare almeno un video in più questa settimana. Quindi se vi fa piacere attivate la campanella così vi arriva la notifica quando carico i video. Vi ricordo comunque che la programmazione è quella classica del canale tutti i martedì e tutti i sabati. E niente, come sempre se questo video ti è piaciuto metti un mi piace e se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti qua nel canale. E io vado davvero, vi mando un grandissimo bacione e al prossimo video. Ciao ciao!